fatto un po' il giro di tutti i tavoli giuridici, ci può dare un po' il quadro che è emerso dal lavoro di questi 3 giorni? È un lavoro molto molto intenso, molto ricco e soprattutto molto importante, molto produttivo. Diciamo, le tematiche trattate sono tantissime e spaziano. Ovviamente sono tutte finalizzate all'interesse del paziente, diciamo, a metterli in primo piano, al centro dell'attenzione, il paziente e soprattutto il paziente anziano, che è l'anello debole, diciamo, della società. Allora qui si parla innanzitutto di dare informazione completa ai pazienti, spiegargli bene quali sono le abitudini più corrette, le abitudini alimentari, gli stili di vita che dovranno adottare per migliorare la qualità della vita e anche la durata della loro vita. Poi, diciamo, oltre a dare queste informazioni, stiamo predisponendo delle bozze da presentare poi nelle sedi opportune e ministeriali per suggerire un'eventuale idea di progetto di norme, progetti di legge che finalizzate a migliorare le prestazioni sanitarie erogate e finalizzate a rendere molto più semplice la vita dei soggetti. E quindi bisognerebbe eliminare le disparità di trattamento da regione a regione. Oggi un cittadino che nasce in una determinata regione può essere vantaggiato o svantaggiato a seconda della qualità delle prestazioni che eroga la sua regione e quindi anche l'accesso alle cure dovrà essere facilitato. Quindi rendere un pochino più omogenea anche la qualità del servizio sanitario a livello nazionale è un pochino uno degli obiettivi. Ci sono dei fattori positivi e dei fattori anche negativi. Questo appunto è uno di quelli su cui bisogna ancora lavorare, no? Sì, questo è un fattore sul quale bisogna lavorare ed è anche l'ultimo, ed è anche lo zoccolo duro, diciamo, la cosa più difficile da realizzare. Noi consideriamo che il nostro sistema sanitario nazionale ha attraversato 3 fasi importantissime. Iniziamo con la legge 833 del 1978, che ha stabilito un principio fondamentale che prevede che l'assistenza sanitaria debba essere erogata a tutti i cittadini, mentre prima veniva erogata solo a coloro che avevano un lavoro, le vecchie casse mutue e via dicendo. E quindi questo è stato un primo obiettivo. Poi vi è stato un secondo obiettivo raggiunto nel 1994-95 con i decreti legislativi 502 e 517 che hanno portato all'aziendalizzazione della sanità, in quanto la legge 833 erogava l'assistenza sanitaria a tutti, però non era sotto controllo la spesa, quindi si rischiava veramente il crack finanziario del nostro paese e con quelle leggi fatte nel decreto legislativo 502-517, siamo a metà degli anni 90, fu stabilito che le USL dovevano diventare ASL, quindi aziende sanitarie locali, con un proprio bilancio al fine di razionalizzare la spesa. Dopo questi due passaggi siamo arrivati al terzo punto, che è quello, quindi dopo aver garantito l'assistenza sanitaria a tutti, dopo aver messo la spesa sotto controllo, adesso bisogna attuare e portare a completamento la qualità delle prestazioni erogate e che siano uguali, omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo si sta rivelando lo zoccolo duro, diciamo, delle 3 fasi, quindi mentre la prima è stata ottenuta, la prima fase, la seconda pure, adesso diciamo sono molti anni che la politica italiana si sta occupando proprio di migliorare la qualità delle prestazioni erogate, però non è molto semplice, non è molto semplice anche perché le regioni sono autonome, c'è legislazione concorrente dalla modifica del titolo quinto della Costituzione, per cui abbiamo determinate disparità, insomma, di trattamento che sono ben evidenti sotto gli occhi di tutti. E poi una cosa più importante è che noi dobbiamo coinvolgere i pazienti e le associazioni dei pazienti in determinate scelte. Quindi adesso con alcuni documenti sui quali stiamo lavorando e che saranno sottoposti poi all'approvazione, verrà proposto al Ministero, alle varie istituzioni, di prevedere il parere dei pazienti in tante situazioni che poi andremo meglio a spiegare questa sera e domani.